Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da iaforex.com e in questo video voglio andare a capire insieme a voi questa discesa di euro-dollaro che sta accompagnando i primi mesi del 2021. Infatti, per la prima volta dopo circa 4 mesi, l'euro-dollaro sta iniziando a scendere dopo quel tocco in area 1,23 e questo probabilmente è stato scatenato da dei fattori chiave che vorrei con voi andare ad approfondire. L'accelerazione al ribasso, infatti, è arrivata soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, dove il mercato dell'euro-dollaro si è mosso perfettamente, quasi verticalmente e a livello tecnico in maniera eccezionale, soprattutto per noi forex traders. Diciamo che, come per ogni coppia di valute, per tutto quello quindi che riguarda il forex, in questo caso si parla di economia europea, economia statunitense, in generale direi due aree geografiche differenti e come possono queste muoversi con l'impatto ovviamente che possono avere nel mercato. In effetti, tra Eurozona e Stati Uniti, a mio avviso, ci possono essere due scenari di ripresa ben differenti che possono andare a impattare ovviamente su quello che sarà la coppia euro-dollaro nei prossimi mesi. Un dato, per esempio, è quello del PIL atteso per gli Stati Uniti, che probabilmente si attesterà intorno a un 6,5%, mentre quello dell'Europa di ben 2 punti più sotto, intorno a un 4,2%. Diciamo che i motivi di questo PIL in maggiore crescita sono principalmente due, ovvero i maggiori stimoli fiscali, una economia più reattiva e molto probabilmente anche una campagna vaccinale molto più intensa. Di conseguenza, le prospettive inflazionistiche degli Stati Uniti rispetto all'Europa, al netto di alcune fiammate, sono sicuramente maggiori negli Stati Uniti, quindi molto probabilmente l'inflazione negli Stati Uniti andrà a salire molto di più che in Europa. Infatti, gli indici sull'inflazione a 5-10 anni prospettano dati completamente differenti sul costo della vita statunitense ed europeo. Circa una differenza di 100 punti base, ovvero il 2,5% negli Stati Uniti e l'1,5% nell'area euro. Una differenza che va a rispecchiarsi in parte anche nel rendimento a 10 anni dei Treasury Bund, quindi tedesco, il buono del tesoro tedesco e i buoni del tesoro degli Stati Uniti. Infatti, i Treasury a 10 anni americani hanno un rendimento del più 1,6%, mentre il Bund tedesco ancora viaggia con un rendimento negativo del meno 0,35%. Quindi, se andiamo a vedere questi numeri, diciamo che è molto difficile riuscire a vedere un rialzo ancora molto importante dell'euro nei confronti del dollaro, come è stato nel 2020. E questo riflette proprio quello che viene chiamato il decoupling, ovvero quelle che sono le prospettive, tra le due banche centrali in relazione a chi andrà a, per esempio, alzare per prime i tassi di interesse e quindi utilizzare una politica monetaria più espansiva. In realtà, nell'ultima riunione di politica monetaria americana, Jerome Powell ha detto che prima di una nuova stretta monetaria passerà qualche anno. Diciamo che ha comprato tempo parlando del 2024, però gli investitori a livello mondiale hanno iniziato a comprare maggiormente dollari e quindi, per esempio, comprare i buoni del tesoro americani proprio perché rendono di più e quindi in quel caso comprano dollari. In realtà questo ritorno del dollaro americano non si è avuto esclusivamente nei confronti dell'euro, ma anche su valute come la sterlina, come lo yen, mi viene da pensare, ma anche il franco svizzero. Infatti basta ovviamente osservare i grafici di queste valute nei confronti del dollaro e noterete proprio un cambio di marcia. Non è quindi l'effetto bene rifugio a far comprare dollari, ma è quello di cui abbiamo appena parlato, quindi di una diversa velocità nel ritornare con un'economia più forte, diciamo, tra Europa e Stati Uniti in generale. Io ho parlato di euro-dollaro, ma come avete visto, questo, diciamo, va un po' a prendere anche altre valute. E quindi questo si nota ovviamente nei mercati azionari, l'indice Standard & Poor's 500, indice benchmark per quanto riguarda l'azionario americano è sostenuto, sta facendo nuovi massimi, è comunque in zona massimi e quindi non è risk off, ma è proprio un appeal migliore che
che oggi può dare il dollaro americano per tutte le cose che abbiamo detto rispetto ad altre valute. Ovviamente io da trader vi consiglio sempre di capire il mercato nel quale andate a fare trading. Voi sapete, se seguite il canale, che sono uno specialist per quanto riguarda il Forex, sono un trader sul Forex, cerco di capire sempre in modo approfondito quelle che sono le dinamiche che muovono queste valute e cerco di capire la price action sui mercati. Quindi poi, nell'ottica operativa, noi dobbiamo cercare sempre di guardare i grafici e di capire, da price action trader, la dinamica dei prezzi. È ovvio che avere e capire quali sono le dinamiche che possono andare ad influire nel medio-lungo termine su queste due valute è sicuramente fondamentale e può dare una mano e un supporto a quello che è ovviamente il nostro trading. A questo punto spero che ovviamente il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale, e per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto!